Ciao ragazzi, allora come promesso ecco il tutorial del 3D Roller. Questa è la confezione, lo trovate in vendita da Voglia Creativa e potete realizzare facilmente con questo strumento perle di varie forme in modo preciso, con le quali creare collane, bracciali e orecchini. Con questo strumento puoi utilizzare il fimo, il cato, il premo, il cernit, l'argilla e le altre paste sintetiche. Allora, nella confezione, le apriamo, troverete le istruzioni che come sempre ci sono in tutte le lingue tranne che l'italiano, comunque è facilissimo da utilizzare, quindi capirete. E questi due componenti di plexiglass. Questa stanghetta che andrà montata in questo modo. Qui avrete due fori, quindi la inserirete in questo modo. E poi troverete questo cerchietto che vi servirà per misurare la pasta che dovrete utilizzare. E con questo 3D Roller potrete ottenere tre tipi di perle. Vi faccio vedere così ve lo chiudo. Questi sono i tre tipi di perle che potrete ottenere, quindi a rombo, a ovale e a cerchio. Ma vediamo insieme come procedere. Allora, prendiamo un pezzetto di fimo, in questo caso io lo uso color azzurro. Facciamo un serpentello non lunghissimo, cicciottone, lo inseriamo nel nostro misuratore, lo spingiamo e tagliamo la pasta in eccesso sia dietro che davanti. Adesso, per farla uscire fuori, usiamo una penna, un stuzzicadenti, qualsiasi tipo di materiale voi avete e vi trovate bene. Spingiamo. Ok. Facciamo una pallina. In questo modo. E adesso andiamo a realizzare le perle. Allora, vi faccio vedere. Iniziamo con il rombo, quindi mettiamo qui all'inizio della nostra bed roller la nostra pallina di fimo. Adagiamo sopra l'altro pezzo di plexiglass e andiamo avanti e indietro facendo questa pressione. Ok, ed ecco qui la nostra perla a forma di rombo. Guardate com'è precisa. Perfetta. Adesso andiamo a realizzare l'altra perla, quindi quella ovale, facciamo lo stesso procedimento. Prendiamo il fimo, facciamo un serpentello, poggiamo all'interno del misuratore e prendiamo. Togliamo la pasta in eccesso, come abbiamo fatto prima. Tiriamo fuori la pasta dal misuratore. Adesso riformiamo una pallina, una sfera, come volete, e la adagiamo all'inizio. Quindi gli diamo una forma un po' più allungata per
fare l'esagono, l'esagono, scusate, l'ovale. Quindi lì appoggiamo la formina sopra di plexiglass e cominciamo a muoverci avanti e indietro. Ed ecco qui il nostro ovale. A me è venuto un po' rovinato perché non l'ho lavorato bene prima di adagiarlo sullo strumento. Comunque, andiamo avanti, procediamo con l'ultima perla, con la forma di cerchio, quindi quella più classica, quella più semplice. Inseriamo il fimo nel misuratore. Mi raccomando, lavoratelo bene prima di inserirlo, perché sennò vengono le crepe come è venuto a me con l'altro, con quello che vi ho fatto vedere ora. Lo reinseriamo qui, ok. Tagliamo sempre la pasta in eccesso. Forniamo una pallina e la aggiungiamo all'inizio del nostro bederella. Andiamo avanti e indietro. Ed ecco qui la nostra sfera precisa. Vedete? Un bel cerchio preciso. Ed ecco ragazze, questo era il tutorial, io credo sia semplicissimo lavorare con questo strumento, è molto utile, non credevo mi sarebbe piaciuto così tanto perché è utile e semplicissimo. Poi adesso ovviamente voi avete visto la lavorazione delle perle con la pasta semplice, cioè di un solo colore, ma voi potete fare delle cane e utilizzare quelle per fare le perle, quindi creare ogni volta perle diverse, molto particolari. A me è piaciuto molto, ne sono molto soddisfatta e lo consiglio a voi, ve lo consiglio, magari provatelo e fatemi sapere come vi siete trovate. Vi lascio il sito di Voglia Creativa dove potete trovare questo strumento. Un saluto, ciao!